Va ora in onda I ricordi della valigia, storie dei bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz. Bentrovati. Oggi leggiamo la storia L'Utopia. Buio e maltempo. Fu in queste condizioni che la sera del 17 marzo 1891 il piroscafo Utopia della società di navigazione britannica Anchor Line giunse in prossimità della baia di Gibilterra. Era partito il 25 febbraio da Trieste, diretto a Napoli per un breve scalo e poi appunto a Gibilterra, altra tappa prima della rotta finale verso New York. A bordo, 3 passeggeri di prima classe, 3 clandestini, 59 membri dell'equipaggio e 815 migranti, quasi tutti italiani, stipati in terza classe. Davanti a loro il nuovo mondo, alle spalle tutto ciò che avevano dovuto lasciare per inoltrarsi alla ricerca di un'esistenza migliore. Nonostante le pessime condizioni meteorologiche, il comandante John McKeague volle raggiungere il molo e attraccare. Non aveva considerato però che occupare la rada c'era la squadra navale del Mediterraneo della Royal Navy. Fu così che in questo azzardo, nelle manovre, il piroscafo urtò lo sperone di prua della corazzata Anson. L'orizzonte degli emigranti a bordo, così come quello degli altri passeggeri, era quello di una vita da ricostruire in terra americana. Basterono pochi minuti per vedere queste speranze inghiottite dall'acqua gelida. L'Utopia affondò. E nonostante i rapidi tentativi di soccorso, con le navi da guerra in azione attraverso le loro scialuppe, 520 emigranti, un passeggero di prima classe e 12 membri dell'equipaggio trovarono la morte. Stesso destino toccò anche a 2 soccorritori. La loro barca fu scaraventata contro gli scogli dalla tempesta. Una commissione d'inchiesta sancì la colpevolezza del comandante, reo di grave negligenza. Avete ascoltato I ricordi della valigia, storie di bellunesi nel mondo, a cura di Marco Crepaz.